Ciao a tutti, benvenuti nella cucina di You Food Mama. Io sono Francesca e oggi voglio preparare insieme a voi una nuova torta che non è proprio nuova perché è un super classico della pasticceria francese, ovvero la tartatin. Non la facciamo con le mele, ma usiamo le prugne che vanno tantissimo in questa stagione. Potremmo usare una pasta sfoglia già pronta o una pasta brisée già pronta. Noi facciamo una brisée fatta in casa, è facilissima da fare, quindi coraggio, seguite la mia ricetta e prepariamo insieme questo dolce delizioso. Come al solito vediamo prima gli ingredienti. Per la brisée ci vuole la farina, dello zucchero, uova, burro e acqua fredda. Oggi uso la planetaria per fare questa ricetta, quindi andiamo ad inserire nell'ordine gli ingredienti. Potete farlo anche a mano ovviamente. Il burro freddo, lo zucchero e iniziamo a lavorare insieme questi due ingredienti. Ora che è abbastanza lavorato, possiamo unire l'uovo. Unisco anche un pizzico di sale e l'acqua fredda. Ora siamo pronti per aggiungere anche la farina. Ora che l'impasto ha pulito la ciotola, lo andiamo a prelevare, formare il nostro panetto e lo lasciamo riposare almeno per un'oretta. Quindi avvolgiamo la brisée in pellicola. Io ne ho fatta una grande quantità. Uso per altre cose e si può sempre congelare. Attacchisco già un po' e la impacchetto. Ecco fatto. Voilà. E questa la mettiamo in frigorifero per almeno un'oretta. Ora ho lavato le prugne, andiamo a tagliare le nostre prugne a metà. E le denoccioliamo. Così. Queste prugne che abbiamo già tagliato le possiamo iniziare a mettere a macerare con un po' di zucchero e aromi. Basta un cucchiaio di zucchero. Una punta di coltello di vaniglia. Mezzo limone.
girare. Chi vuole può mettere anche un pizzico di cannella, come non piace a tutti si può anche evitare. Ora la brisée è pronta, le prugne sono anche pronte, dobbiamo preparare la pentola. Per questa torta ci vuole una pentola che vada sia su fornelli che in forno. Userò questa che è una casseruola, ma è di una dimensione adeguata. Intanto preriscaldiamo il forno a 150 gradi. Andiamo ad imburrare molto molto abbondantemente la nostra tortiera. Se non si imburra bene bene rimarrà attaccata al fondo e facciamo il disastro. Quindi abbondante burro, come sto facendo io. Distribuiamo un po' di zucchero sul fondo. In modo che questo poi possa caramellare. Voilà. E ora andiamo a distribuire le prugne. La parte concava verso il basso, così sarà quella che vediamo poi all'esterno. Quindi le distribuiamo a raggiera. Adesso bisogna cercare anche di coprire tutti i buchi. Così andiamo a mettere uno strato di burro a tocchetti. E ricopriamo con il rimanente zucchero. E anche con le rimanenti prugne. E ora andiamo a far caramellare appunto questo fondo sul fuoco per 5 minuti. Ora inizia a sfrigolare in questa prima cottura, si scioglie il burro, si fonde con lo zucchero e si crea appunto uno strato di caramello delizioso. Poi faremo una prima cottura delle prugne in forno. E solo dopo andremo ad aggiungere la pasta brisée. Ecco, ora siamo pronti per passarle in forno. E qui dovranno rimanerci per un'oretta circa. Eccole qua, belle caramellate. Ora lasciamo intiepidire un po'.
alziamo il forno a 180 gradi e ricopriamo con la pasta brisée. Spolverata di farina. Andiamo a stenderla a uno spessore di circa mezzo centimetro. Tira che ha un diametro simile alla pentola dove andiamo a cuocere. Okay. L'ho già tagliata a misura, questa pasta è in più. Ora abbiamo le nostre belle prugne intiepidite, infatti le posso toccare tranquillamente, anche se il caramello bisogna stare attenti perché è il liquido più incandescente della terra. Allora, adesso la parte complicata. Andiamo a stendere la pasta brisée sopra le prugne cercando di raccogliere, piegando i bordi sotto la frutta. Questa non è la pentola ideale per fare una torta, ma ci proviamo. Se fosse un po' più piccola, comunque posso tagliarla. Adesso con le dita vado a piegare un po' sotto, così. Taglio un po' questa incidenza di pasta. Anche questa la vado a rimboccare qua. Perfetto. Ora cuociamo in forno statico a 180 gradi per un altro 40 minuti. Vediamo un po', dovrebbe essere cotta. Allora, la pasta sembra cotta, è fuoriuscito un pochino di caramello, ma non è un problema. Ora bisogna farla raffreddare completamente prima di rovesciarla. Quindi lasciamola lì, dimentichiamocene per un po'. Pronti per la prova del 9. Ora ci aiutiamo con un piatto, lo inseriamo nella pentola, così. Per fare in modo che si stacchi più facilmente è consigliabile riscaldare sul fornello il fondo fino a che non si sente che la torta si muove leggermente. E ora qualche colpetto. Incrociamo le dita. Eccola qui. Un pochino da sistemare, qualche prugna qua e là. Ma siamo contenti, dai. A posto. Ecco, la tartatin di prugne è pronta. Ora andiamo a gustarcela. Io vi aspetto per le prossime ricette sempre su questo canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like. Ciao ciao, alla prossima.